Ciao bambini, benvenuti su Fantastorie. Io sono Susy, la vostra amica maestra, ed oggi vi voglio leggere una storia. È intitolata Tre mostri. Parla di tre mostri, due che abitano insieme su un'isola e un altro che arriva improvvisamente da un lungo viaggio. Vogliamo vedere se sono pronte ad accettarlo? Su, dai, venite con me. Tre mostri. C'erano una volta due mostri che vivevano a metà strada tra il mare e la giungla, in un posto pieno di rocce. Ogni giorno uno dei due mostri diceva: «Dovremmo proprio eliminare queste rocce!» E ogni giorno l'altro mostro rispondeva: «Sì, certo, magari domani però!» E poi si mettevano a ridere, erano dei mostri molto pigri. Un giorno, mentre guardavano il mare, il primo mostro disse: «Guarda, una barca! E dentro c'è qualcosa!» aggiunse l'altro. La barca si avvicinò e si avvicinò e si avvicinò ancora e poi attraccò. Dalla barca scese un mostro giallo. «Bleak!» dissero insieme i due mostri. «Onoratissime e meravigliose eccellenze!» disse il mostro giallo. «Un terremoto ha distrutto la mia terra e io cerco un posto dove poter vivere!» «Non sarà certo qui, caro il mio tizio color crema, schifosissimo verme strisciante!» disse il primo mostro. «Levati dai piedi! Vostre gloriose gentilezze, vi prego, solo un posticino piccolissimo!» disse il mostro giallo. «Potrei esservi utile, vostre magnificenze!» «Smamma!» urlò il secondo mostro. «Non vogliamo nessun buffo straniero da queste parti!» «Aspetta un secondo!» sussurrò il primo mostro. «Ha detto utile!» E poi si rivolse al mostro giallo e disse: «Stelli un attimo, faccia di crema!» I due mostri andarono a parlare dietro le rocce. Non si accorsero che il mostro giallo si era avvicinato di soppiatto per ascoltare. «Quello stupido mostro giallo può buttare le rocce nel mare con la sua barca!» disse il primo. «Ma vorrà in cambio della terra!» rispose l'altro. «È ovvio, e noi gliela daremo!» rispose il primo. «Gli daremo la terra che butterà via le rocce!» Il mostro giallo aveva sentito tutto e si affrettò a tornare dove lo avevano lasciato. I due mostri lo raggiunsero. «Va bene, lagna giallaccia!» gli disse il primo. «Togli tutte le rocce da qui e ti daremo un po' di terra!» «Oh, vostre magnificenze regali! Lo farete davvero? Parola di mostro?» chiese il mostro giallo. «Parola di mostro!» risposero gli altri due in coro. Il mostro giallo si mise subito al lavoro. Era molto forte. Intanto i due mostri pigri si ritirarono ai bordi della giungla e si misero ad aspettare. Qualche giorno dopo, il mostro giallo andò da loro e disse: «Mostri intelligentissimi e superiori, ho tolto le rocce, ma la terra è tutta irregolare. La pianeggio?» «Ovvio!» rispose il secondo mostro. «E pulisce anche questa zona vicino alla giungla!» Il mostro giallo ricominciò a lavorare, spostando terra e piante. Dopo un altro po', il mostro giallo tornò di nuovo da loro. «Preziosissime e onestissime creature reali!» disse. «Ho fatto tutto! Adesso mi darete la terra che mi avete promesso?» «Certo, babbeo tontolone!» disse il primo mostro. «Una promessa è una promessa. Tutto quello che hai portato via è tuo. Le rocce, la terra, le piante, tutto!» «Oh, felicità assoluta! Meraviglia delle meraviglie! Una terra tutta per me!» rispose il mostro giallo. «Grazie, vostre magnificenze!» E si incamminò ballando verso il mare. I mostri spalancarono gli occhi stupidissimi. «È completamente pazzo!»
disse il secondo mostro. Poi lo seguirono. Arrivati al mare, videro il mostro giallo sulla barca. Si stava dirigendo verso un'isola. Di nuovo spalancarono gli occhi, ancora più stupiti. «Ma quella prima non c'era», disse il primo mostro. «Deve essersela costruita con la terra che gli abbiamo dato noi». «Ehi tu, saggio mostro del colore delle morbide piume di un canarino», gli gridò il secondo mostro. «Possiamo venire a trovarti?» «Con grande piacere, vostra amabilità», rispose il mostro giallo. «Sempre che io possa venire a trovare voi». Vi è piaciuta questa storia? Ma avete visto? Quei due mostri sono terribili. Erano cattivi e scontrosi con quell'altro lì, col mostro giallino. E poi, quando hanno visto che quel mostro giallino non era uno shock, subito sono voluti diventare suoi amici. Vi sembra una cosa carina? A me questa cosa qui non è proprio piaciuta, eh? Fatemelo sapere giù nei commenti, voi che cosa ne pensate? Allora noi adesso ci salutiamo, ma ci rivedremo per tante altre bellissime storie e attività. Ciao bambini!